in difesa dell'anarcocapitalismo nell'epoca dello statalismo massimo, un articolo veramente molto molto bello, approfondito, di Guglielmo Piombini sul Miglio Verde. L'Occidente non è mai stato tanto socialista come nell'attuale epoca storica. Lo dimostrano tutti i parametri: la ricchezza confiscata dai governi al settore produttivo ha raggiunto in Italia un livello fino al 70% degli utili, che fino a qualche decennio fa era ritenuto incompatibile con una economia di mercato. Normative e controlli su ogni attività umana non sono mai stati così pervasivi. Spesa pubblica e indebitamento hanno superato ogni record storico in molti paesi. I privilegi della classe politico-burocratica e delle clientele parassitarie non sono mai stati così smisurati. Questi fatti spiegano il vistoso declino dell'Occidente. E nulla appare più urgente che una rinnovata esplosione di pensiero radicalmente antistatalista. La casa editrice Liberi Libri di Macerata ha pubblicato L'anarcocapitalismo di Pierre Lemieux, economista e politologo canadese. L'anarcocapitalismo, dice Lemieux, è la dottrina secondo la quale una società capitalista senza Stato è economicamente efficace e moralmente desiderabile. L'anarcocapitalismo si distingue dal liberismo classico perché applica senza eccezioni i principi della libera concorrenza in tutti gli ambiti, compresi quelli tradizionalmente affidati al monopolio statale come polizia, tribunali, difesa nazionale, strade, scuola, sanità. Ma si differenzia anche dall'anarchismo tradizionale perché difende strenuamente la proprietà privata e la libera iniziativa imprenditoriale e accetta le diseguaglianze economiche che possono sorgere dai liberi scambi di mercato. L'anarcocapitalismo congiunge quindi in un'unica teoria laissez-faire del liberismo con il rifiuto delle istituzioni statali dell'anarchismo. L'autore, Lemieux, dopo aver ricordato i precursori dell'anarcocapitalismo, tra cui l'economista belga Gustave de Molinari, il primo teorico della libera concorrenza tra compagnie private nella produzione e sicurezza, Lemieux espone le idee economiche dell'anarcocapitalismo basate sul principio dell'ordine spontaneo e sulla critica alla teoria dei beni pubblici. Poi affronta le basi filosofiche e infine il dibattito delle idee con le critiche liberali e le repliche anarcocapitaliste. Nella nuova prefazione all'edizione italiana, Lemieux riconosce che rispetto a 30 anni fa, quando uscì la prima edizione del libro, la situazione è peggiorata. Lo Stato rimane il principale problema, con l'aumento della sorveglianza rappresenta una minaccia ben più grande rispetto a 25 anni fa. Contro i nostri stati mostruosi è sempre vero che l'anarcocapitalismo rimane una dottrina di immenso potere attrattivo, perché impone un ripensamento radicale delle teorie collettiviste, stataliste e egalitariste che tanto hanno caratterizzato il XX secolo. Però Lemieux non è più tanto convinto che le soluzioni proposte dagli anarcocapitalisti siano praticabili. Teme che una società priva di un apparato militare statale diventi preda degli stati più forti. Sospetta che la sicurezza sia un monopolio naturale, come pensava Nozick, e che l'anarchia sia quindi destinata a sfociare presto o tardi nella creazione di un nuovo Stato. Sul piano storico, gli esempi di società che hanno fatto a meno di un potere politico centralizzato, come l'Irlanda e l'Islanda medievali, sono poco numerosi e non brillanti. L'argomento che Lemieux ritiene più forte contro l'anarchia è quello suggerito dall'economista della Public Choice, Olson, il quale si è chiesto come mai i casi di anarchia di successo siano così rari nella storia umana. Olson prende come esempio la Cina degli anni 20, epoca di anarchia in cui il potere centrale si era liquefatto e nelle campagne imperversavano bande di briganti. Piuttosto che rimanere esposti ai saccheggi dei briganti, i contadini preferivano sottomettersi ai signori della guerra militari, che possedevano piccoli eserciti e si proclamavano sovrani delle province che conquistavano. I signori della guerra vittoriosi tassavano duramente i contadini e non potevano rivendicare alcun tipo di legittimazione politica in teoria, eppure i cinesi che lavoravano ai campi li accoglievano con sollievo. C'era una logica razionale: se si deve scegliere tra due mali è meglio farsi rapinare da un unico predone stanziale, il governante, piuttosto che da tanti predoni nomadi. Infatti i banditi nomadi saccheggiano più che possono e massacrano tutti quelli che resistono. Non hanno interesse a limitarsi nell'uso della violenza, perché sanno che quello che non ruba uno lo ruberà l'altro bandito che passerà dopo. Bisogna dunque saccheggiare tutto e subito, ma questo rende impossibile l'accumulazione e l'investimento produttivo del capitale. Le cose però cambiano quando uno di questi predoni sconfigge tutti gli altri rivali all'interno di un certo territorio e si proclama sovrano. Divenuto un bandito stanziale, cambierà anche il suo atteggiamento nei confronti delle vittime. I suoi furti avverranno sotto forma di tassazione regolare piuttosto che come saccheggio episodico. Proclamerà di avere il monopolio del furto nel suo dominio
e i ceti produttivi saranno incentivati, nonostante l'esazione, a lavorare, a risparmiare e investire. Il bandito stanziale, infatti, se è ragionevole, prenderà solo una parte del reddito sotto forma di tasse, così facendo stimolerà i sudditi a produrre di più e potrà quindi estorcere un più elevato ammontare di reddito in futuro. Se il bandito sedentario monopolizza con successo il furto nel proprio dominio, le sue vittime non devono preoccuparsi del furto da parte di altri. Egli ruba solo attraverso una tassazione regolare, i suoi sudditi sanno che dopo aver pagato il tributo, ciò che rimane della propria produzione resta di loro proprietà. Questo aumenta notevolmente l'incentivo a risparmiare e investire. Inoltre, poiché tutte le vittime del bandito stanziale costituiscono per lui delle fonti di entrate fiscali, egli sarà incentivato a impedire che altri uccidino o mutilino i suoi sudditi. Infine, poiché i signori della guerra si appropriano sotto forma di tassa furto di una parte notevole della produzione totale, ciò fornirà loro un incentivo a provvedere a lavori di irrigazione o altri beni pubblici, che possano aumentare il reddito tassabile. Il capo di una banda nomade è spinto a stabilirsi in un posto e autonominarsi capo del governo. L'aumento consistente nella produzione a seguito dell'instaurarsi di un ordine pacifico garantisce al bandito che governa stabilmente un'entrata superiore a quella che avrebbe ottenuto se non avesse instaurato alcun tipo di governo. L'emergere di re, faraoni e altri imperatori, con un ruolo così rilevante nella storia umana, si spiega dunque con l'incentivo a sostituire il banditismo nomade con un furto fiscale sistematico e regolare. La pace di un dittatore razionale ed egoista è migliore dell'anarchia. L'analisi di Olson sembra molto logica e convincente, ma ha dei limiti. Innanzitutto, i benefici della legge, ordine e ordine compaiono solo se il monopolista della violenza ha di fronte a sé un lungo orizzonte temporale. Vuol dire che sono stati risolti i problemi riguardanti la stabilità e la legittimità del suo dominio. Se invece il governante teme di perdere in ogni momento il potere perché i rivali sudditi lo vedono come usurpatore privo di legittimità, allora possono instaurarsi i micidiali meccanismi di paranoia e paura reciproca tra governante e governati, che portano al terrorismo di Stato. È la logica perversa e tragica di tutti i governi rivoluzionari, nati dalla distruzione improvvisa della legalità precedente, che sono condannati a vivere in un clima di terrore. Di fronte all'opinione pubblica non hanno titoli che li legittimino a esercitare il comando e perciò sono psicologicamente sospettosi, diffidenti e insicuri. Questo li induce a esercitare un controllo poliziesco sui governati. A dispetto delle conclusioni di Olson, è probabile che 170 milioni di civili inermi assassinati dai propri governi nel corso del XX secolo avrebbero preferito vivere in una condizione di anarchia, esposti alle rapine di qualche predone, piuttosto che sotto l'ordine di uno Stato totalitario. Se Olson ha ragione, la democrazia è inferiore all'autocrazia. Olson sostiene che, con il diritto di voto e la possibilità di cambiare governo, in democrazia i cittadini possono proteggersi dalle rapine fiscali dei governanti. Ma questo è in contraddizione con la sua analisi precedente. Infatti, se il problema dell'anarchia è il breve orizzonte temporale dei banditi nomadi, che sono spinti a saccheggiare tutto più rapidamente possibile, per non lasciare avanzi ai banditi che verranno dopo, lo stesso accade con i politici eletti. I politici eletti ai quali conviene trarre il massimo profitto dalla propria carica entro i 4-5 anni del proprio mandato, confermando così le analisi di Hope sulla superiore efficienza del governo privato di un re rispetto al governo pubblico democratico. Infatti, mentre un monarca è paragonabile a un padrone di casa che ci tiene alla manutenzione e al decoro della sua proprietà, i governanti democratici assomigliano a un gruppo di inquilini con lo sfratto esecutivo, a cui non interessa la valorizzazione del bene comune. Cosa importa a loro se diminuisce la ricchezza nazionale e di conseguenza diminuiscono le entrate fiscali? L'importante è arricchirsi in fretta attraverso il saccheggio del bene pubblico. Tanto fra poco tempo saranno altri a governare. Scrive Riccardo Viale, la democrazia sembra inferiore all'autocrazia, di tipo oligarchico. Si forma un mix perverso di aliquote marginali sempre più elevate e progressive, mentre all'autocrate interessa non elevarle troppo per non deprimere e disincentivare il produttore e il risparmiatore. Poi, inefficienza del sistema, delle infrastrutture e servizi pubblici. L'autocrate invece ha interesse a far funzionare il sistema per aumentare le sue entrate, e non è condizionato dal mercato della politica che produce posti di lavoro fittizi e nessun controllo sanzionatorio sull'efficienza. E poi l'assenza di vincoli costituzionali o parlamentari del bilancio. All'autocrate preme invece non lasciare finanze dissestate ai membri della sua stirpe che governeranno dopo di lui. Storicamente questo spiega perché le monarchie tradizionali vantassero livelli di esazione fiscale, spesa pubblica, debito pubblico, inflazione e burocrazia molto inferiori rispetto alle democrazie attuali.